Bentornato in questo diario di tour, direttamente sempre dal tour bus. In realtà c'è sempre lo stesso del video scorso, ma solito metodo, telefono e brutta faccia. Ora rispondo a quella che è una delle domande che mi hanno fatto la maggior parte delle persone. Come funziona il tour bus? Ma come organizzate con gli orari, spostamenti, dormire, fare bla bla bla? Allora, vi porto stamattina a fare un giretto con me del tour bus e vi racconto tutto quanto. Approfitto di questo momento in cui dovrei essere da solo, quindi tour bus funziona così. Ci abbiamo qua cuccetta dell'autista, dove guida, dorme, fa tutto quello che deve fare. Poi questa è l'area comune, quindi il piano di sotto, dove tutti noi musicisti possiamo stare qua a fare i cavoli nostri. C'è chi beve, chi come nel mio caso lavora e guarda la Formula 1. Poi abbiamo un bellissimo cesso, dove meno lo usi e meno lo apri e meglio è. Area colazione, frigorifero, microonde. Poi si sale su nella parte un po' più scuretta. Spero che non ci sia nessuno. Allora, primo trick, accendiamo le luci. Così, ecco fatto. E qui ci sono le cuccette con i bagagli e i letti dove si dorme. Ora vi faccio vedere solo la mia, per rispetto della privacy. Quindi qui è dove dormiamo. Fa un po' effetto bara, stile Kill Bill. E giù si continua. Considerate che in questo tour ci sono 18 persone. E per quanto riguarda gli orari e quant'altro, questa è la lista delle bugie quotidiane, cioè il piano del giorno. Quindi abbiamo un orario d'accesso al locale, momento in cui si scaricano tutti gli strumenti, il soundcheck della band principale, che sono i Threshold, poi il soundcheck delle band di supporto. E come potete vedere, questa è la prima bugia, un soundcheck alle 4, un'altra alle 4 e mezza, ci vorrà almeno un'ora per finire questo. Poi questo è il momento in cui deve finire tutto, quindi entro le 18. Poi la cena, che viene servita alle 6, alle 7, cosa alla quale noi italiani dobbiamo abituarci. Io ci ho messo, ancora non mi sono abituato. E poi c'è l'apertura delle porte e gli orari dei concerti. Finito il giretto panoramico, non abbiamo svegliato nessuno. Quindi la comodità reale del tour bus in questo caso è che si dorme la notte mentre viaggiamo, di modo tale che la mattina o comunque a metà della giornata, insomma, orario di pranzo, arriviamo sempre nella nuova città. Questo personalmente lo trovo una grande comodità, perché altrimenti l'alternativa è viaggiare di giorno, ma ecco, se uno, maggior parte dei casi dei tour li ho fatti nei van, macchine, pick up e quant'altro, o aerei eccetera eccetera, però viaggiare lo stesso giorno del concerto, se come me sei alto più di 1,80 m, ti spacca le gambe, insomma, poi è più stancante. Siamo in viaggio da 7 anni, facce rilassate. Ecco qua, mi ero scordato che ci fossero altre persone dietro. Lui si finge morto. Ir Shavatta. Ci abbiamo. Questa è Ir Shavatta. No, quello è un bel trauma. Quindi si ha un ritmo un po' più rilassato. Inoltre non devi preoccuparti di fare check-in negli alberghi, poi dopo il concerto spostarti, insomma, i locali, c'è un altro video insomma che sto preparando dedicato ai locali, sono tutti ben attrezzati con servizio di catering, quindi quando arrivi hai del cibo, servizio di doccia, così si può viaggiare puliti, perché insomma immaginate 18 persone dentro un tour bus, umori, odori diversi, non è così scontato che ci sia una convivenza, è un po' particolare. Però ad esempio in questo turno qua, per ora, mancano 3 concerti alla fine, sta andando tutto tranquillo, no, non diciamolo troppo forte, insomma. Quindi questo è il tour bus. Vi aspetto per un prossimo video. Ora non ti dirò cosa c'è nel prossimo video, perché ancora non so bene, sto andando un po' a braccio, quale sarà l'argomento. Quindi ciao. Oggi passiamo finalmente dentro al locale. Bravo, allora falla tu l'intervista, falla da sola. Marco, l'intervista.